bit after a while. I wouldn't say it feels too good, but it's getting better. But you can feel that it's good for your skin. In questa puntata continueremo ad esplorare il cuore di Siam Rep tra gli innumerevoli mercatini e lungo Pub Street, che come dice il nome è una zona principalmente dedicata ai ristoranti, cocktail bar e disco pub, vita notturna in stile europeo con un po' di gusto esotico. Anche qua è il mondo di Jessica, perché ci sono mille mercatini. Mercatini, bancari. Queste sono le borse di carta che facevano Jessica, ma sono tutte plastificate. Beh, la roba è più o meno la stessa, anche se sono un pochino più insistenti perché cercano di tirarti dentro e farti praticamente comprare, un po' più alla marocchina, mettiamola così. Sono gentili comunque, nessuno è fastidioso. Qua ci troviamo su Pub Street, questa è la via dei pub, dove praticamente si sviluppa tutta la parte della vita di Siam Rep. Stiamo cercando di capire come diavolo si chiamano queste strade, perché non hanno nomi ovviamente, non c'è scritto un cacchio. Jessica si sta lanciando a chiedere ai tuttucari, perché vorremmo andare a mangiare in questo posto che si chiama The Halley. Ah, ci sta indicando, vedo. Dai, miei erano quello che lo faceva a metà la roba. Era ma. Questi qui che stanno suonando qua dietro sono praticamente tutte vittime delle mine che sono disseminate per la Cambogia, che suonano per potersi permettere di vivere, di avere un sostegno economico. Se guardate dettagliatamente, il monaco laggiù sta facendo il filo alla mia fidanzata Jessica, facendone le foto mentre lei fotografa il nulla. Bravo monaco! 100 punti! Tipi, dove c'è anche il bar fish, che non so
adesso la temperatura si è abbassata, saremo intorno ai 28 gradi, presumo 27, leggermente arieggiato e si respira, io non sono più tesa come prima, prima proprio stavo sclerando, caldo corpo, solo che abbiamo fatto una cena, un'idea bellissima, quella di andare al barbecue. Peccato che ce lo siamo fatto noi, l'altro è stato tutto il tempo con Ho cucinato la sera, tutte le verdure, ho bollito le verdure tutto il tempo, ma c'era il fumo addosso. E anche se andava verso di lui, comunque anche tutto al davanti ce l'avevo bollente. Diciamo che stare così al caldo ci è servito per star meglio adesso. Maria, un cane. È pieno anche qua di cani, gatti, randaggi. La prima giornata in Cambogia direi che è terminata.